Tra il 18 ottobre è iniziata la grande ribellione degli studenti cileni. Non era, per così dire, un atto senza precedenti, perché c'erano precedenti particolarmente in quel momento in Ecuador, dove c'era stata una grande rivolta della popolazione indigena nel mese di agosto-settembre e in Bolivia, quindi due paesi vicini al Cile. E c'era anche una grande agitazione sociale in Argentina. In quel periodo erano entrati in azione due gruppi importanti, che poi in Cile troveranno di nuovo una loro esistenza specifica, cioè gli indigeni, le popolazioni originarie e le donne, cosa della quale si parla sempre poco ma che hanno una grande importanza. Come nasce la ribellione? Nel modo più banale. Il governo decide un aumento del trasporto collettivo, un aumento che qua sarebbe quasi ridicolo, 30 centesimi credo di euro al giorno più o meno significava per biglietto, che però in quel paese aveva un'incidenza forte sull'economia di famiglie piuttosto malmesse. Il Cile è un paese dove il prodotto interno lordo pro capite, cioè quello che dovrebbe toccare in una teorica distribuzione ugualitaria ad ogni abitante, è attorno ai 25.000 dollari all'anno, non tanto inferiore a quello italiano e superiore a quello di alcuni paesi europei. Ma gli stipendi in Cile, medi, non superano i 400 euro e le pensioni sono attorno ai 200-250 euro, in un paese peraltro abbastanza caro dal punto di vista del costo della vita. Quindi, in verità, la popolazione cilena fa dei miracoli per vivere con quei soldi, oltretutto in un paese la cui ricchezza media non giustifica, diciamo, quello stato delle cose. Come siamo arrivati lì? Beh, si è arrivati dopo 50 anni, 20 anni di dittatura, dopo il colpo di Stato del 73 con Pinochet, e poi 30 e passa anni di neoliberismo diretto per la maggior parte da governi del cosiddetto centro-sinistra, che hanno applicato esattamente dal punto di vista della politica economica, non della politica militare naturalmente, gli stessi precetti che aveva applicato Pinochet, cioè il mercato su tutto, il mercato, l'educazione può essere pubblica o privata, però quella pubblica è scadente, quella privata è buona, la sanità può essere pubblica o privata, ma lo Stato aiuta sostanzialmente quella privata, e nel settore pubblico finiscono i medici che o fanno i missionari o non hanno la possibilità di finire nel privato, e così via. Tutto è così. I soldi e le pensioni sono obbligatorie, quindi ognuno se le paga. I cosiddetti datori di lavoro pagano quasi nulla, ognuno si paga la propria pensione, ma questi vanno a dei fondi di pensione privata che agiscono sul mercato e che quindi ogni tanto ci perdono tutti i soldi della tua pensione. E tu ti ritrovi con 30 anni di contributi teorici che in verità non valgono niente, perché nel frattempo la tua compagnia privata è andata in malora. Allora, in quella situazione, con un paese, diciamo, che sembrava il paese più tranquillo dell'America Latina, quello che veniva sempre venduto come il modello perfetto, il presidente attuale Piñera diceva che era l'oasi dell'America Latina, tutto funzionava, paese pulito, i treni arrivano in orario, la metropolitana è molto efficiente e tutte le solite storie, naturalmente non né false né indifferenti, ma non trascendentali. Ma per uno che, per ragioni ovvie, essendo io un fuoriuscito dal Cile, da me e da altri veniva seguito con grande interesse, a me sembrava un paese sostanzialmente domato, cioè senza grande capacità di risposta a questo stato di cose, molto rassegnato sostanzialmente. Dopodiché scoppia il 18 ottobre, la ribellione degli studenti, iniziano rifiutandosi di pagare il biglietto della metropolitana, non hanno smesso fino al giorno di mobilitarsi, siamo a 4 febbraio, quindi nel frattempo sono passati 3 mesi quasi, novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi, quasi 120 giorni, con delle punte inimmaginabili. Voi pensate che Santiago, la grande mobilitazione di dicembre a Santiago ha 7 milioni di abitanti, quindi è una città grossa, ma diciamo che oltre la metà della popolazione ha meno di 15 anni, quindi gli adulti sono 3 milioni e mezzo, a occhio croce.
Beh, nelle grandi mobilitazioni si è contato solo a Santiago 1.200.000, 1.300.000 persone e grandi mobilitazioni in tutto il paese che hanno continuato per giorni, giorni, per settimane e che secondo me riprenderanno a marzo di nuovo con grande forza. Per due motivi. Prima perché devi sempre considerare che il Cile è alla rovescia, il rapporto dell'Italia riguardo alla stagionalità. Quindi il Cile oggi è in piena estate. Gennaio e febbraio sono l'equivalente di luglio e agosto, quindi la gente è in vacanze. E il Cile, come in tutti i paesi del mondo, quando si va in vacanze le manifestazioni si fanno di meno, anche se si sono continuate a fare. Secondo, sono soprattutto in vacanze gli studenti e i giovani, che sono buona parte di queste grandi mobilitazioni. Ora, a marzo le scuole riprendono e per di più ad aprile c'è un plebiscito al quale il governo ha dovuto consentire, che chiama la popolazione a dire se vuole o non vuole cambiare la Costituzione fatta da Pinochet nel 1980. E quindi ci sarà anche un grande scontro politico, perché ovviamente la destra non vuole cambiarla, e parte della sinistra, o del centro-sinistra, nemmeno è tanto entusiasta di cambiarla. Quindi ci sarà uno scontro politico significativo, io credo che ci saranno a partire da marzo appunto di nuovo grandi manifestazioni, grande agitazione. Che cosa chiedono sostanzialmente i cileni? Io direi, uno, lo slogan probabilmente, che è uno slogan serio, è non sono 30 pesos, che era l'aumento del trasporto, ma sono 30 anni contro i quali ci ribelliamo. I 30 anni sono quelli dei governi civili, anche questo è interessante. Non ci sono nemmeno i 20 anni di Pinochet, 18 per essere stati di prima, ma quelli dei governi civili governati dal centro-sinistra, fondamentalmente. Sono 30 anni di umiliazioni e di maltrattamenti. E fin quando continueremo? E la gente si risponde, fin quando la dignità diventerà abitudine, che mi sembra una bellissima frase, anche se un po' difficile, magari la prima volta non è uno di quegli slogan immediatamente recepibili, ma è molto carino, finché la dignità diventi un'abitudine per tutti. Un'abitudine, quindi da questo punto di vista, in Cile vive una grande ribellione che, come tutte le ribellioni, si caratterizza perché guarda verso ciò che è successo nell'immediato passato e vuole ristabilire la dignità e recuperare ciò che ha perso, vuole smettere di essere umiliata. Che programma ha? Da qui ci entriamo sulle altre cose. Primo, ci sono evidentemente una batteria di manovre, per così dire, di buon senso, tra virgolette, anche se per i governi non lo sono mai, che hanno a che fare con l'aumento degli stipendi, con il miglioramento della sanità pubblica, con la diminuzione del debito degli studenti che si indebitano per 30 anni per poter studiare, con un miglioramento delle scuole, un miglioramento delle pensioni e così via. Cioè tutto ciò che qua potrebbe proporre un sindacato normalmente o una politica economica riformistica. Accanto a questo chiedono il cambio della Costituzione. Il cambio della Costituzione, e qui propongono alcune questioni che sono molto interessanti e che vanno anche più in là. Dico che questa proposta di un'assemblea costituente fatta dai cileni somiglia molto a quello che fu probabilmente lo scontro nell'immediato secondo dopoguerra in Italia. Si tratta di costituire un'assemblea costituente che redigo una nuova Costituzione che riconosca i diritti della popolazione che oggi non esistono. Ma questi diritti comportano due questioni di grande rottura. Tre. La prima è la creazione di strumenti di consulta popolare, tipo il referendum che esiste anche nella Costituzione italiana, ma molto più ampio, su tutte le cose praticamente. Secondo, chiedono il riconoscimento del fatto che il Cile non è un paese unitario dal punto di vista della sua popolazione, che esistono popolazioni originali, normalmente chiamate indigene, la principale delle quali è quella Mapuche, che sono un popolo diverso, che ha una lingua diversa, tradizioni diverse, e una storia diversa, è un territorio diverso, che li va riconosciuto e che va integrato a parità di condizioni, evidentemente nella proporzione in cui questi sono rappresentati nel paese. Sono circa 1,5 milioni, si calcola, su 17 milioni di cileni, quindi sono l'8% della popolazione, 10%.
e ci sono altre minoranze indigene meno importanti numericamente, ma anche a queste, anche di queste si chiede il riconoscimento. Terzo, le donne. Le donne, il movimento femminista in America Latina ha avuto una grande crescita negli ultimi anni, hanno scoperto una verità essenziale, che il mondo è fatto immagine e somiglianza dei maschi, che è un mondo patriarcale nel quale i diritti delle donne non vengono riconosciuti da nessuna parte e che queste devono sostanzialmente lavorare gratis per i maschi e per il mantenimento, del sistema. Si chiama sistema patriarcale e chiedono che questo venga rovesciato a partire dalla Costituzione stessa, col riconoscimento nell'Assemblea Costituente di un numero di donne uguale alla metà dei costituenti, non alla metà dei candidati, come sarebbe in Italia, uno, un uomo, una donna in ogni lista, ma la metà degli eletti, che è una cosa profondamente diversa. Lo scontro politico in questo momento è su quello. Il Parlamento, fatto dai vecchi partiti, evidentemente ha respinto queste tre cose. Però lo scontro politico sulle strade è e sarà su questo. Se per caso, non per caso, ma diciamo, se passasse la linea della popolazione, quindi e avessimo un paese che riesce a modificare la politica economica e la finisce col neoliberismo, da una parte, che poi riconosce la sua popolazione, le sue popolazioni originarie, e passa dallo Stato unitario a cosiddetto uno Stato nel quale invece c'è una plurinazionalità, e per di più riconosce alle donne un ruolo paritario su tutte le decisioni che il paese prende e in ogni posto, beh, noi avremo un paese probabilmente molto molto avanzato, e in questo senso diciamo si può dire che quella ribellione comincia ad avere un programma. Lì manca l'altra parte, gli mancano gli strumenti politici, perché la ribellione, pensa alla grande rivoluzione, ai grandi scontri napoletani, mi viene in mente del 500-600, insomma, è diretta dai leader sorti nella lotta, e questo è buono, è sano, e io mi auguro che possa consolidarsi, però questo non garantisce una, per così dire, una proposta programmatica, e non garantisce i tempi medi e lunghi. Quindi c'è bisogno non di formare un partito, io sono molto critico sulla forma partito, quindi non è questa la logica, ma una qualche forma di coordinamento, di direzione della lotta della popolazione che permetta di dare a questo una continuità e una logica. Questo è il periodo, siamo in questo. Dove porterà? Non lo so, può portare a una sconfitta, ovviamente. La sconfitta è sempre possibile, e la sconfitta consisterebbe in un consolidamento dell'attuale regime, dell'attuale logica neoliberista, o può portare a delle trasformazioni più o meno significative. Se punto verso il punto massimo, noi avremo un paese molto progressista, al quale mancherà solo una piccola cosa, che non è tanto piccola, per essere un paese che io potrei definire rivoluzionario in senso ampio, che è il problema del rapporto con la natura, che c'è nella Costituzione boliviana ed equatoriana, solo a livello di programmatico, non pratico, ma che significa sostanzialmente che si riconosce nella natura un soggetto giuridico che ha dei diritti, tale quale le persone. E questo ovviamente la natura significa il paesaggio, significa gli alberi, significa gli animali, significa la vita selvatica, significa tutto. La preservazione delle montagne diventa un compito politico importante in un paese nel quale le montagne in questo momento vengono sfruttate nei ghiacciai a migliaia di metri di altitudine perché vogliono fare qualche galleria per estrarre oro piuttosto che litio. Ecco, questo è. Ora, secondo me quella ribellione ha dei contenuti che vanno molto più in là del Cile, proprio per quello che dicevo, per le connotazioni che ha, e bisognerebbe occuparsene, perché il potere questa cosa ce l'ha chiara. Il Cile ha un livello di repressione che si può dimostrare facilmente con le migliaia di immagini che circolano nella rete sulla violenza di questa repressione. La violenza raggiunge dei limiti che qua sono impensabili, c'è gente picchiata, pensate solo che c'è qualche centinaio di persone che ha perso un occhio, per esempio, perché la polizia spara a testa d'occhio. Ci sono decine di migliaia di persone in galera, ci sono di nuovo degli scomparsi, ci sono migliaia di donne che sono state violentate nelle varie commissarie esistenti nel paese.
i militari non sono ancora usciti per le strade. Stiamo parlando solo della repressione esercitata sostanzialmente dalla polizia. Però è una repressione che da queste parti sarebbe, credo, sostanzialmente impensabile, anche se qualche volta vedo sugli gilet gialli qualche cosa che mi ricorda alcune delle cose dei cileni, senza arrivare a quei livelli di brutalità comunque. Però questo, quindi la polizia e il governo dispiegano tutto quello che hanno, le inchieste dicono che il governo del presidente Piñera ha un livello di accettazione del 6%, cioè praticamente nessuno appoggia quel governo, ma allo stesso tempo sta lì perché ha la istituzionalità dalla sua parte e perché non c'è un'alternativa. E perché tutto sommato i cileni chiedono che Pinochet si dimetta, mica lo vogliono rovesciare, non sono dei golpisti. Sono dei rivoltosi, diciamo così. Somigliano più a Pancho Villa o Emiliano Zapata, diciamo, che è un generale d'esercito più o meno di buona intenzione, ammesso che esistano. Questo è, e io penso che la cosa cilena ha un'importanza per tutta quell'area e ha un'importanza più grande per i contenuti politici che stanno mettendo accanto. Non è un caso unico. Io prevedo anche che le cose che si registrano poi permettono di vedere se avevo ragione o meno, che l'altro paese, oltre alla Bolivia e all'Ecuador, o all'Honduras, o al Guatemala, un po' più a nord, o al Messico che vive situazioni non tranquille, ma l'altro paese dove scoprirà tra poco un casino non da poco, è l'Argentina. Perché l'Argentina, che è uno dei paesi baciati dalla fortuna e dalle risorse, abbiamo un 30% della popolazione che fa la fame in un paese dove ci sono più terre di quelle che si possono fruttare e più mucche di quelle che si possono mangiare, eppure la gente fa la fame. E soprattutto evidentemente nelle grandi città, in particolare a Buenos Aires. Lì c'è stato messo un tappone che era quello di cambiare il governo Macri. Il governo adesso è scomparso, c'è un nuovo governo da poco. Ha dei problemi giganteschi, io non vorrei trovarmi nei panni del nuovo governo, però so che quel governo deve fare presto alcune cose essenziali, cambiare la politica economica e anzitutto probabilmente dovrà decidere di sospendere i pagamenti sul debito estero. E lì li voglio vedere, perché quando decidi di non pagare il debito estero, non ai privati, perché non si vuole fregare il piccolo risparmiatore che ha investito qualche soldo, come è già successo in Argentina con il governo Kirchner, ma fu un errore, ma sì verso le banche, verso il Fondo Monetario Internazionale, verso la Banca Mondiale, semplicemente sospendere i pagamenti. Beh, questo ha di nuovo delle ripercussioni globali, perché il Fondo Monetario Internazionale ha fatto all'Argentina il maggiore prestito della sua storia ed è nei guai se gli argentini non pagano, quindi anche lì c'è una capacità, diciamo, di rottura che va molto più in là dell'Argentina. Quindi io vedo un'America Latina molto in subbuglio, diciamo il minimo, con grande capacità di trasformazione, con grande incertezza, con grande repressione, con grandi difficoltà e con grandi speranze. La speranza è forse la prima, è forse la caratteristica comune di tutto questo periodo, per me lo Stato, se no sarebbe stato molto difficile sopravvivere per tanti anni dopo il colpo di Stato nel mio paese nel 73, ma la speranza, come dicono le vecchie canzoni che non sono solo canzonette ma sono qualcosa di più, la speranza è una cosa pazza che vaga, cresce tra la luna, tra gli alberi, c'è e nessuno sa perché c'è, però c'è. E in qualche modo quest'epoca di ribellione latinoamericana a me, ma penso a tanta gente, e latinoamericana innanzitutto, ma anche chi si voglia occupare di queste cose nel mondo dovunque, ha ridato una speranza che sembrava persa, e mica poco.